proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. Il relatore, senatore Montani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo. Portiamo oggi all'attenzione dell'Aula del Senato un decreto legge di proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. L'articolo 1 rinvia al 1 gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo previsto dalla legge di bilancio 2018 della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulle fatturazioni elettroniche tra privati. In particolare, l'articolo in esame modifica i commi 917, 927 e 928 della legge di bilancio 2018, legge numero 205 del 2017, che hanno introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati. Per inquadrare la disciplina in commento è utile ricordare che la legge di bilancio 2018, commi 909, 915, 917 e 928, ha disposto a decorrere dal 1 gennaio 2019 l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, fattura elettronica, nelle operazioni tra privati, con modifiche alla disciplina contenuta nel decreto legislativo numero 127 del 2015 e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture spesometro. In caso di violazione dell'obbligo, la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. In tale quadro, la legge di bilancio ha anticipato l'obbligo della fatturazione elettronica, comma 917, al 1 luglio 2018 per alcune operazioni, tra cui la cessione di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori. La circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 8/E del 30 aprile 2018 ha individuato le prime linee guida per l'entrata in vigore dell'obbligo della fattura elettronica. Le norme in esame, con una prima modifica del comma 1, che a sua volta ha modificato la lettera A del comma 917 della legge di bilancio 2018, posticipano al 1 gennaio 2019 l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di carburante per autotrazioni effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione a soggetti IVA. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 13/E del 2 luglio 2018, ha fornito ulteriori chiarimenti sull'ambito applicativo della fattura elettronica. L'Agenzia, innanzitutto, chiarisce che ha l'obbligo di fatturazione elettronica introdotto dalla legge di bilancio 2018 riguarda le cessioni di benzina e gasolio effettuate tra soggetti passivi d'imposta destinati ad essere utilizzati come carburante per motori per uso autotrazione. In sostanza, sono la tipologia di carburante e il suo utilizzo a imporre l'obbligo di fatturazione elettronica, così che ne sono escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all'uso in motori per autotrazione, ove al momento della cessione non vi sia certezza dell'impiego di una determinata tipologia di carburante, astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi. Ad esempio, il gasolio può essere impiegato tanto per il funzionamento del motore di un'imbarcazione, di un aeromobile, quanto per quello di un automotoveicolo. Le esigenze di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode all'IVA impongono che la fatturazione sia elettronica. La predetta circolare chiarisce, tra l'altro, alcuni aspetti relativi alla fatturazione elettronica negli appalti, nonché alla registrazione e conservazione delle fatture elettroniche. Per quanto riguarda le cessioni di carburante diverse da quelle effettuate a soggetti IVA, cessione ai privati consumatori, esse, vedi anche alla successiva lettera B, dal 1 luglio 2018 non devono essere certificate con scontrino o ricevuta fiscale, ma a partire dalla stessa data l'esercente dell'impianto è obbligato alla memorizzazione elettronica
e alla trasmissione telematica dei dati corrispettivi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il comma 909 lettera B della legge di bilancio 2018 ha introdotto, ad occorrere dal 1 luglio 2018, l'obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori. Con il provvedimento del 28 maggio 2018, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno definito le regole che devono essere seguite dai gestori distributori di carburanti a elevata automazione per comunicare i dati relativi ai corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e di gasolio. La lettera B del comma 1 modifica la decorrenza di alcune norme della legge di bilancio 2018 prevista dal comma 927, che nella originale formulazione dispone l'applicazione dal 1 luglio 2018 di tutte le norme che anche anticipano l'applicazione della fattura elettronica, ovvero dei commi 920 e 926. Con le modifiche in esame, coerentemente alle modifiche poste alla lettera A, la decorrenza di tali norme viene differenziata. In particolare, si applica dal 1 luglio 2018 le norme che consentono di dedurre delle imposte sui redditi e di detrarre dall'IVA le sole spese per carburante effettuate con pagamenti tracciabili, nuovi comma 922 e 923. Attribuiscono agli esercenti di impianto di distribuzione di carburante un credito d'imposta pari al 50% della commissione addebitate per le transazioni effettuate tramite i sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, utilizzabile in compensazione e nei limiti alla normativa della Comunità Europea in tema d'aiuti. Si applicano invece dal 1 gennaio 2019 le norme che rendono obbligatoria la fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione a soggetti IVA, comma 920 già commentato alla lettera A. Escludono dall'obbligo di certificazione fiscale con scontrino o ricevuta, con modalità diverse dalla fattura, prevista dalla legge, per le cessioni di carburante e lubrificanti per autotrazione, solo gli acquisti effettuati al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione, comma 921, dunque ai privati consumatori. Abrogano le disposizioni vigenti in tema di documentazione da parte delle imprese degli acquisti di carburante per autotrazione, scheda carburante, elencate al comma 926. Tali modalità di documentazione, nonostante il posticipo della fattura elettronica, continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018. Le imprese, tuttavia, come visto sopra, devono utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per godere delle agevolazioni fiscali connesse all'acquisto dei carburanti, deduzioni ai fini delle imposte sui redditi a detrazione IVA. Per i soggetti IVA si intendono, a titolo esplicativo, le seguenti categorie di contribuenti: imprenditori artigiani, commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, lavoratori autonomi, professionisti, titolari di partita IVA, iscritti o non iscritti agli albi professionali, società di persone semplici, SNC, SAS e studi associati, società di capitali ed enti commerciali, società per azioni, SRL, cooperative, enti pubblici e privati diversi dalle società, istituto di credito, altri intermediari finanziari, società fiduciarie ed enti che non svolgono attività commerciali. Grazie. Grazie, senatore Montani.